Bentornati sulla panchina di Canale 8. Stavamo parlando di attaccanti, si vince segnando un gol in più degli avversari, questa potrebbe anche essere un'ovvietà. Piero, però il Lecce quel gol non riusciva a segnarlo in più degli avversari. No, ma il fatto di, per esempio, di Foggia, prendiamo l'esempio di Foggia, il primo tempo abbiamo avuto 4 occasioni limpide, 4, e sono capitate sui piedi proprio dell'attaccante con il maggior tasso di tecnico, cioè parlo di Moscardelli. Poi è successa quella bruttissima partita di col Martina in casa, che veramente forse è stato insieme a quella di Ischia forse la parte più brutta, o le prestazioni pessime più brutte, non so neanche come definirle, di quest'anno, di questo almeno questa prima parte del campionato da parte del Lecce. Poi è chiaro che quando tu hai degli attaccanti e quegli attaccanti non li fa giocare insieme, e quindi parliamo di Moscardelli e Miccoli, anche in occasione, voglio dire, della partita col Martina, nel momento in cui è entrato Miccoli al posto di Dumbia, se non ricordo male, 5 minuti dopo ho sostituito immediatamente Moscardelli, quindi evidentemente non riusciva proprio a farli andare a vederli insieme, tanto che secondo lui il modulo, parlo appunto di Lerda, il modulo sul quale poggiava tantissimo era Della Rocca Miccoli. Della Rocca non è un giocatore poi che garantisce tantissimi gol. Non garantisce tantissimi gol, anche perché nella sua carriera, ma anche nell'ultimo anno, credo a Cremona, ne ha fatti soltanto 4, quindi è un tipo di calciatore che ha delle caratteristiche ben precise, gioca con spalle alla porta, quindi mette nelle condizioni anche gli altri attaccanti di poter arrivare al tiro. Però è chiaro che io non avrei rinunciato ad una coppia di attaccanti di lusso per la Lega Pro, che è quella Miccoli-Moscardelli. Vedremo un attimo che cosa accadrà domani sera, voglio dire, nel primo banco di prova evidentemente ci renderemo conto meglio se stiamo dicendo cose sagge piuttosto che no. Si spera che si impegnino come appunto una spremitura di limone. Ci devi chiarire questa però voglio dirti, volevo aggiungerti, sì, anche un'altra cosa volevo aggiungerti. Io ho visto la prima partita, che è stata la prima partita di Coppa Italia, giocammo credo col Foligno, chiaramente l'avversario non era dei più attendibili, e già in quell'occasione ci fu l'esordio di Moscardelli insieme a Miccoli, e si riuscimmo a vedere delle cose bellissime, dei colpi di prima. Ma anche l'altro pomeriggio a Squinzano si sono visti gli sprezzi, sì, di gioco veramente interessanti. Appunto, certo, c'è da lavorare molto ancora, però sì, è però chiaro. L'intesa già, certo, sembra essere. Però è importante riuscire a vedere questi primi approcci, che sono estremamente positivi. Poi due calciatori dei piedi buoni che hanno esperienza, certo, sanno come devono gestire. Poi Moscardelli si è impegnato moltissimo, certo, in questi primi mesi di campionato. Buonasera, abbiamo un altro telespettatore in linea. Buonasera. Buonasera. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Da dove ci chiama? Io chiamo da Leverano, però non vorrei dire il mio nome. Va bene. Il mister forse ha conosciuto la voce, vabbè. Comunque vorrei ringraziare tutti e 4 gli ospiti, iniziando dal mister Calasso, Stefano Trinchiera e Piero Marra e Luca Romano, sì, l'abbiamo appena incontrato ieri, sì. Vorrei dire soltanto una cosa: prima di tutto ringraziare il mister della Salento Football e ricordare non al mister ma a tutti i tifosi che seguono la trasmissione, che la Salento Football forse è una delle pochissime squadre che a fine 2014 imbattuta, non ha perso nemmeno una partita, sia quest'anno sia a finale dell'anno scorso. Mister, gli scongiuri sono consentiti. In tutto merito del mister. Vabbè, niente altro, volevo soltanto dire questa cosa, perché non è una cosa da poco. Va bene, grazie. E continui a vederci. Grazie ancora anche da parte del mister, che è l'eroe di Leverano. Esageriamo. Parlavamo del Lecce. Alla fine, ma no, è chiaro che è un grande allenatore, un bravo. Io non ti conoscevo, però
devo dire, insomma, seguo anche i campionati dilettantistici, effettivamente sto notando una performance importante, considerando che ci sono ben due squadre a Sì, livello. tra un poco ne parleremo, dopo però aver immaginato la formazione che domani potrebbe essere schierata da mister Pagliari. Da quello che si è visto a Squinzano l'altro Dovrebbe essere pomeriggio quella. e considerando le assenze, fra cui quella di E non Abruzzese dimentichiamo neanche quella di Mannini, e quella perché di Mannini. Mannini che probabilmente rientrerà alla fine del No, è mese. probabile anche la prossima partita potrebbe essere in campo, Vabbè, vedremo. non illudiamo nessuno, No, ecco, vedete le assolutamente. immagini della partita di sabato contro la formazione Berretti. Il Che mi ha Lecce ben dovrebbe impressionato. scendere in campo con Caglioni tra i pali, in difesa Donida, Lopez, Martine e il francese Vinetò, a centrocampo Felipe Gomez e Sacilotto, con gli esterni Carrozza e Dumbia e in avanti Moscardelli e Miccoli. Alessandro Erra, l'allenatore della Vigor Lamezia, ha dichiarato: non partiamo battuti anche se il Lecce è troppo superiore a noi. Stefano, ma questo Lecce è davvero superiore alle altre squadre, come hanno detto anche altri allenatori di questa categoria? No, troppo superiore non lo è. Io conosco molte altre squadre come il Benevento, come il Foggia stesso, la Salernitana, hanno tutti delle squadre attrezzate per puntare al vertice. È chiaro che Lecce ha una squadra importante, molto competitiva, che a mio avviso è quella che dove spiccano più potenzialità, più qualità tecniche, e quindi ovviamente è quella più accreditata nella vittoria finale del campionato. Quindi quando nel calcio poi i numeri non sono dalla tua parte, significa che qualcosa si è sbagliato sia dal punto di vista societario che dal punto di vista tecnico. Lo chiedo a voi due, oggi si è aperto il calciomercato ufficialmente e continuerà fino al 2 febbraio. Quali innesti auspichereste per il Lecce? È rivolta a me oppure? Entrambi, prima Piero, poi Stefano. Beh, sicuramente ci saranno degli interventi, probabilmente arriverà un altro attaccante, un attaccante centrale, probabilmente di esperienza, è un esterno che servirà appunto a dare eventualmente il cambio a due attaccanti, diciamo, titolari. Poi potrebbe accadere qualcosa anche a centrocampo, ci potrebbe essere qualche intervento anche lì e probabilmente qualcosa in difesa. Ma, ripeto, lo zoccolo duro della squadra, l'ossatura, quella attuale esistente, non credo subirà degli stravolgimenti. Stefano. Io credo che questa squadra non abbia bisogno di chissà quali ritocchi. Credo soprattutto invece va data fiducia a un gruppo che comunque ha grosse potenzialità, cominciando da Miccoli. Non voglio essere ripetitivo, ma già questo organico di per sé è molto, molto, molto forte, per cui bisogna fare quadrato, essere compatti. L'allenatore credo che stia lavorando sotto questo aspetto, perché la cosa importante oggi è dare le motivazioni e creare quel rapporto che secondo me tra l'Erda e i giocatori non c'era. Sì. Ricordiamo che quello che si può trovare, potrà trovare domani in Lecce nella calza della Befana, cioè i 3 punti, potrebbero essere ancora più preziosi alla luce di 2 scontri Sì, diretti in alta classifica. non solo, poi c'è Domani un'altra. ci saranno anche Casertana, Salernitana e Juve Stabia Benevento. La Dicevi, Piero? prossima c'è, se non ricordo male, Cosenza Salernitana. Quindi sono due partite esterne che avrà la Salernitana e speriamo, ripeto, di poter. Pensiamo a noi innanzitutto, pensiamo a vincere la partita domani, poi quello che accadrà sugli altri campi ci interesserà in una fase successiva. È chiaro che auspichiamo, io auspico una vittoria della Casertana, non fosse altro perché sono convinto che più squadre ci sono sopra, quindi a lottare per la promozione diretta meglio è anche per noi. E quindi diventa importante riuscire a centrare innanzitutto l'obiettivo della vittoria di domani sera, poi vedere un attimo i risultati delle altre partite. Ripeto, non è ci sono ancora 60 punti a disposizione, come ha detto il mister, è importante secondo me essere
riuscire a riprendersi immediatamente da queste tre bruttissime partite che abbiamo, due partite e mezzo, scusate, perché Foggia almeno nel primo tempo è E stata una vabbè, Piero, ma partita. conta ormai il Sì, risultato, lo anche se hai so, giocato anche per dal punto 80 di vista, minuti bene. certo. Però insomma, voglio dire, spero e mi auguro che possano ripartire immediatamente, possiamo ripartire immediatamente perché la cosa diventa importante anche per il proseguo del campionato. Due partite interne, quella di martedì e domenica con la Lupa Roma, e poi ci aspetta il derby, non lo considero tale, il Derby pugliese, Barletta, il diciamo. derby uno Sì. Quello soltanto, per quanto mi riguarda, non ce ne sono altri. con il Bari. È assolutamente sì. E in attesa che Lecce innesti la marcia giusta, noi registriamo invece la marcia trionfale, cambiamo quindi categoria, della Salento Football Leverano, che è seconda in classifica nel campionato di promozione. Possiamo vedere i risultati della giornata di ieri con l'aiuto della grafica. Parliamo del campionato di promozione Girone B. Alla sedicesima giornata l'Atletico Tricase viene battuto dal Salento Football Leverano 2-1. Salento Football che aveva vinto il derby di Leverano nella precedente domenica, giornata, 2 domeniche fa. La Salento Football ha chiuso in 8 minuti la pratica, segnando con De Pascalis al quinto e poco dopo con Conte sul rigore concesso per un fallo di Romano che è qui presente in studio. Al quindicesimo De Pascalis ha rischiato di troncare ogni speranza al Tricase, ma non è stato fortunato. Il Tricase ha reagito, è stato penalizzato però da decisioni che hanno fatto discutere. Atterramento in area di Garrapa da parte di Previdero, l'arbitro ha sorvolato. Rete annullata nel finale a Pirelli, nonostante quarta fosse sulla linea di porta e quindi non in fuorigioco, almeno secondo chi ha protestato. C'è stata anche un'occasione per Urso, che però davanti al portiere Giangrante ha mandato la sfera sulla traversa. Il direttore sportivo della Salento Football, Antonio Obiettivo, ha detto che il primo posto non sarà una corsa a due, cioè tra la Salento Football e il Fragagnano, ma ci sono anche il Leverano Calcio e l'Otranto. Mister, la partita di ieri l'avete chiusa presto, ma altrettanto presto rischiava di essere riaperta. Sì, la partita di ieri è stata dura e difficile, su un campo tradizionalmente ostico come quello di Tricase. Noi abbiamo sbloccato subito la partita i primi 10 minuti andando su 2-0, potevamo fare anche il terzo e il quarto gol. Poi il Tricase si è riorganizzato e ci ha messo, diciamo, leggera difficoltà, soprattutto il primo tempo, dove abbiamo gestito bene la partita. Nella ripresa poi, causa anche l'espulsione di un nostro difensore, abbiamo dovuto arretrare il baricentro, quindi abbiamo più che altro gestito la partita. È vero, hanno annullato un gol, secondo me era in netto fuorigioco perché sì, è vero che quarta era sulla linea, però non c'era il portiere, quindi In questo caso la regola in dice questo ci devono caso la regola essere dice due. che ci devono essere Sì, due la spiegava anche calci molto correttamente, la spiegava anche prima di andare in onda Luca Romano, che poi è aperti. il. Sì, io stavo dietro a Pirelli che ha deviato la palla in gol e davvero anche a fine partita mi sono complimentato con il guardaline perché era davvero una chiamata difficile. Ho letto che il mio mister dice che era fuori gioco, però non ci siamo confrontati e secondo me è stata una chiamata davvero difficile, è stato bravo, ancora una volta complimenti al guardaline. Quindi giusta la Giusta la decisione. chiamata, sì. Invece non è stato assegnato rigore al Tricase per atterramento di Garrapa. Che cosa è successo? Voglio sentire entrambe le versioni. Allora, io dalla panchina sinceramente ho solo visto l'arbitro che correva verso l'area di rigore ammoniva il calciatore per simulazione, quindi non mi sono reso conto. E sinceramente non ho neanche parlato con il mio calciatore per farmi spiegare un attimino la situazione. Forse Luca, Romano. cosa è successo? Io Il rigore ricordo. c'era. Sinceramente, tu sei molto onesto quando dai Credo giudizi. di sì, io ho sentito, si è sentito il tocco, quindi Gioacchino stava calciando col sinistro che era il suo piede preferito, quindi non aveva motivo per simulare. Una palla anche al volo, quindi perfetta per calciare in zona centrale. E credo che in quell'occasione l'arbitro abbia sbagliato.
Stefano, tu hai chiuso la carriera nel Leverano, quindi è un ambiente che conosci abbastanza bene. Entrambi i club, il Leverano Calcio e la Salento Football, fino a poche settimane fa dichiaravano di non puntare alla promozione, al primo posto. Insomma, erano delle dichiarazioni un po' fasulle. Stando a questi risultati, bisogna pensare che un pensierino al salto di categoria lo stanno coltivando. Beh, certamente, basta vedere le squadre così come sono attrezzate, ti rendi conto che puntano a qualcosa di importante. È chiaro che la strategia di addossare la pressione agli altri è quella giusta per avere un profilo basso, però poi in campo di fare risultati. È una tattica per tenere i riflettori, certo, puntati altrove. Certo, sì. Il Leverano intanto ieri ha pareggiato, come potete vedere dalla grafica riguardante i risultati, ha pareggiato in casa con il Fasano rimontando il 2-0. Dal 60° minuto il Fasano, che vinceva 2-1, ha giocato in 10 per l'espulsione di Galiano. Parzialmente soddisfatto si è detto il tecnico bianconero Antonio Schito, il quale ha criticato la poca concentrazione fatta emergere nel primo tempo dei suoi ragazzi. Il ritardo sul pallone, perdenti nei contrasti, tant'è che anche i due gol subiti sono nati da errori individuali. Il Leverano, Stefano, sarà impegnato in Coppa Italia nelle semifinali il 15 e il 29 gennaio prossimo. Insomma, è un grande momento per il calcio leveranese. Sì, sì. È una realtà che io conosco benissimo perché 3 anni fa con l'amico Francesco Carasso, che è il presidente onorario, se non sbaglio, della Salento Football, sì, ho condiviso questa esperienza, diciamo, in maniera esaltante, perché l'ho fatta senza la pressione dei vecchi tempi, solo col pretesto di giocare da attaccante, cosa che ho fatto, mi sono divertito. Hai segnato? Qualche gol ho fatto, sì. Eri anche direttore sportivo del Leverano? Ma diciamo, ho fatto qualcosina nel formare comunque un gruppo che ci ha dato grosse soddisfazioni. È un pubblico molto vicino alle squadre. Sì, a Leverano è una piazza calda, non sembrerebbe, no? A Leverano c'è grande passione per il calcio. Tra l'altro, tanti anni fa, sempre in promozione, se non sbaglio, ci giocò anche mio padre, per cui ero anche legato da ricordi un po' così particolari, per cui ho avuto il piacere di stare in mezzo a degli amici che la domenica si viveva più che altro un ambiente familiare, senza la tensione e la pressione che avevo quando facevo il professionista. Sì, il Leverano dunque, dicevamo, giocherà in Coppa Italia sul campo del Mesagne. Anche l'Otranto però, mister, è una buona squadra, e anche se sta attraversando forse di nuovo un momento di crisi. Beh, l'Otranto ha iniziato alla grande il campionato, ha fatto una serie di vittorie, aveva gol fatti, tanti gol fatti, poi gol subiti. Poi ha avuto un calo durante la stagione, che è normale, perché comunque durante una stagione lunga come quella del campionato di promozione ci sta. È soltanto che adesso sta avendo, questi cali stanno diventando un po' più frequenti, quindi sì, io credo che alla lunga il campionato verrà vinto dalla squadra più costante, perché è un campionato, ripeto, molto equilibrato e difficile. Quindi ieri l'Otranto ha pareggiato 0-0 sul neutro di Francavilla contro l'Albero Bello, sì, che è una squadra di bassa classifica. Domenica prossima. Cosa avete temuto del Tricase? Se è possibile che una squadra come la vostra possa temere gli avversari, e cosa vi preoccupa del prossimo avversario? Io la partita l'ho preparata come tutte le altre partite, sinceramente. Sapevo che il Tricase, sapevamo che era una squadra dura da affrontare, soprattutto in casa, perché Tricase è una piazza importante dove negli anni scorsi c'è stata anche, se non sbaglio, la Serie C, quindi ripeto, un campo difficile, numeroso pubblico, e quindi è stata, secondo me, un banco di prova molto importante, quindi aver vinto lì è stato diciamo fondamentale a livello della, vedendo anche i risultati delle altre squadre. L'Albero Bello è una squadra che sta lottando per la salvezza, quindi sarà difficile, troveremo una squadra a mio avviso chiusa, perché giocheremo in casa, quindi loro verranno, credo, a difendersi.
credo. Poi Luca, cosa avete temuto, come avete preparato la partita contro la Salento Football? Cosa vi ha detto mister Branà, che è stato tuo allenatore già nelle giovanili del Lecce, nelle quali hai militato per 4 anni? No, mister Brahi è stato mister allenatore. Brahi, però. Branà sì, l'ho avuto l'anno scorso sempre a Leverano. Come ha detto il mister, anche noi l'abbiamo preparata comunque come tutte le altre. Ovviamente eravamo consapevoli che affrontavamo una squadra. Cosa vi diceva il mister? Cosa vi ha detto il mister preparando la partita? Il mister voleva, diciamo, una. Questa era la partita che doveva dare continuità alla mia squadra, al Tricase. Purtroppo non ci siamo riusciti, però sicuramente io sono convinto che avremo modo di riscattarci. Sapevamo che il Leverano è una squadra attrezzata per salire, anche se spesso leggo che mirano a salvarsi, però ho rivisto la classifica adesso. E sono d'accordo con mister Calasso, Leverano e Fregagnano sono state le squadre più costanti, e il distacco che hanno dalla terza e dalla quarta mi sembra molto giusto. Stefano, hai adocchiato dei giocatori interessanti in promozione? Guarda, gli impegni quotidiani non mi permettono, no, ho visto soltanto il derby di Coppa tra le due squadre del Leverano e non ho avuto occasione di vedere altre partite, purtroppo. Allora, concludiamo la panoramica sulla promozione per quanto riguarda le squadre della provincia di Lecce. Vediamo che ha vinto come da pronostico, vediamo i risultati, il Maglie sul campo della Fly Team Brindisi. La squadra di mister Bruno è passata in vantaggio con Reinis nel primo tempo, poi nella ripresa, quando gli avversari si sono sbilanciati per pareggiare, ha colpito ancora di nuovo con Reinis e poi con Demitri. Padroni di casa, segno sul rigore calciato da Cosi al 65esimo, parliamo quindi del Brindisi, e domenica prossima c'è Maglie Tricase, poi per i magliesi una serie di partite, almeno sulla carta, facili, con San Giorgio, Carovigno e Lizzano. Domenica prossima, Luca, affronterete dunque il Maglie. Sì, sicuramente dobbiamo ripartire per forza da Maglie, dobbiamo fare il risultato fuori casa, speriamo che in questo caso valga la regola, squadra che perde in casa vince fuori. Da domani inizieremo a prepararla, ma avete già studiato gli elementi, gli individui singoli, no, il modo di giocare del Maglie? Ancora no, ci penserà domani mister Branà, ma sicuramente credo che sia una situazione analoga a quella del Lecce. Dobbiamo a prescindere da come gioca il Maglie, da Renis, dai giocatori che ha il Maglie, dobbiamo fare una prova di carattere e vincere a tutti i costi per ripartire. Parlavamo di partita facile del Maglie contro il San Giorgio. Il San Giorgio però ieri ha battuto il Galatone 1-0, sconfitta che ha prodotto le dimissioni date oggi di mister Greco e del suo vice allenatore Gianluca Serra, che tu conosci abbastanza bene, mio carissimo, perché eravate nel settore giovanile del Lecce quando ci si allenava ai Salesiani. Colgo l'occasione per salutarlo, anche sì. Oscar. Sì. Sì, lo salutiamo, salutiamo anche il mister. Dunque i risultati non stanno arrivando e sia allenatore che vice si sono dimessi. Ha perso 1-0, lo ricordiamo, il Galatone. Insomma, un campionato che, come tutti gli altri, non si può mai, sul quale non si può mai mettere la mano sul fuoco, perché ogni partita ha una storia a sé. Passiamo all'eccellenza, e qui è chiamato in causa Stefano Trinchera, direttore sportivo del Francavilla, squadra che ieri non ha giocato la partita con la Sud-Est Locorotondo. Stefano, molti giudicano il Francavilla come la squadra più forte dell'eccellenza pugliese. Senza falsa modestia, rispondici. E evidentemente, se lo dicono tutti, un fondo di verità c'è. In molti, ma non credo che sia proprio così, perché ci sono altrettante squadre che comunque, come noi,
vogliono fare un campionato importante così come lo stanno facendo, quindi i riflettori accendiamoli anche per le altre squadre. Quali sono le squadre che ti hanno più impressionato di questa categoria? Beh, il Vieste mi ha impressionato tanto, se attualmente è primo in classifica evidentemente dei meriti ce l'ha, quindi bisogna stare molto attenti al Vieste. Così come... Primo perché voi avete una partita in meno a questo punto. Sì. Perché è virtualmente vedete a primo, tre punti, sì. Sì, è virtualmente infatti virtualmente primo perché il Francavilla. Anche perché noi insieme al Nardò dobbiamo recuperare una partita che sulla carta non è proibitiva, per cui potremmo ritrovarci a pari punti tutte e tre le squadre. Il Nardò stesso dal mio amico Corallo ha allestito insomma un gruppo abbastanza forte. A dicembre sono arrivati dei giocatori importanti, hanno cambiato allenatore, hanno rivisto un po' le cose e sicuramente Nardò sarà la squadra insieme al Vieste che ci darà filo da torcere fino alla fine insomma. Come potete vedere dalla grafica relativa all'eccellenza, il Nardò è la terza forza del campionato, seguito dal Novoli. Novoli che ieri ha vinto contro il Bitonto in una partita nervosa. La squadra di mister Schipa ha visto il proprio portiere Antonica, spesso chiamato in causa, in evidenza come sempre scarcella nella ripresa, subito il gol di Elia su azione di calcio d'angolo, poi una traversa di Salvatore Scarcella, Bitonto in 10 per l'espulsione di Ventura, ma squadra sempre combattiva quella del Bitonto, tanto da sfiorare per due volte il gol nel finale. Nel recupero però è stato il Novoli a sfiorare la segnatura con Rizzo. Schipa ha chiesto ai suoi giocatori più concretezza sotto porta, insomma è un buon Novoli questo, sta infiammando il Toto Cezzi, anche se ieri lo stadio si è infiammato anche per eventi extracalcistici, scontri fra le due tifoserie, o meglio lancio di oggetti fra le due tifoserie, ma noi sorvoliamo sull'argomento perché come dico sempre noi parliamo di calcio, questa è cronaca. Proprio ieri ero a Novoli a vedere la partita e sinceramente il Novoli mi ha confermato di essere una squadra abbastanza tosta, così come l'abbiamo affrontata alla seconda giornata di campionato. È una squadra di categoria con dei giocatori che esperti di questa categoria e proprio ieri dicevo al direttore sportivo del Novoli che se ci credono possono fare anche un tentativo di arrivare nei playoff, perché li ho visti abbastanza quadrati, anche se nella parte finale dell'incontro qualcosina hanno concesso, quindi bisogna dare merito al Novoli che sta facendo un gran campionato. Sì, un gran campionato quello dei rossoblù, e su questo concetto ci fermiamo un attimo per la pubblicità.